Buongiorno, ragazzi. Dall'immagine di copertina avete già capito che si tratta di un drone. E tra poco ne saprete di più. Quindi non è una persona fisica, l'assistente che mi aiuterà nelle riprese particolari. Un'altra cosa, tutto questo non è. Tutto questo non è Temptation Island. Just gonna stand there and watch me burn. Well, that's alright because I like the way it hurts. Just gonna stand there and hear me cry. Well, that's alright because I love the way you lie. I love the way you lie. DJI Mio, il nuovo drone di casa DJI, piccolo, versatile, il concorrente diretto dell'Hover X1, e non starò qua a farvi le dovute comparazioni con l'altro drone perché l'altro drone non ce l'ho. Volevo comprare l'altro drone invece di questo, solo che questo qua ha avuto un'uscita di lancio di 199 euro contro i Quando l'ho trovato al prezzo più basso era 350 euro. Senza radiocomando esterno, e quindi voglio dire, non è che 350 euro sono bruscolini. Anche questo viene venduto in due versioni. Io ho preso quella senza radiocomando, quindi non ho preso la versione completa, ma ho preso solamente il drone. Basta. Il vantaggio di questo drone è che ha i pulsanti per selezionare la modalità di volo che ci interessa. E quello che mi interessa a me è avere la possibilità di un drone leggero che si mette nella borsa, e questo ne è la prova, è grosso come una mano, quindi lo metto dove mi pare, ha una batteria che pesa veramente zero, infatti questo drone pesa 125 grammi. Ha i suoi problemi se lo si lascia al vento, dovrebbe sopportare abbastanza, comunque non è un drone pesante come altri droni, ma qua non ci metto le virgolette, mentre questo non è neanche un giocattolo perché comunque la tecnologia che c'è dentro è molto importante. Infatti lo si pilota o da solo o con il cellulare, ha una distanza impostata se si adoperano le funzioni con il telefono e quindi l'altezza massima sarà di 30 metri, che voglio dire è una signora distanza per fare quello che devo fare. I paraeliche superiori possono essere smontati per avere un po' più di aerodinamica, ok? Ma diciamo che e velocità, ma diciamo che fondamentalmente per quello che devo fare io, farmi dei video con lui che mi segue ed eventualmente fare delle panoramiche del territorio di dove sto fotografando o parlando, non solamente fare delle cagate come ho fatto nell'introduzione. Quindi alla fine della menata questo è più che sufficiente. Come vi stavo dicendo, il DJI Mio ha dei pulsanti. Ok, a me basta selezionare. Mi basta selezionare una di queste funzioni, adesso ho selezionato il follow, mi basta tenerlo sul palmo della mano perché ha due sensori sotto, mi faccio inquadrare dalla videocamera, gli do l'ok, 3, 2, 1. Tramite l'applicazione noi possiamo dargli una distanza. C'è la distanza media, distanza più vicino e più lontano, e lui mi seguirà. Mi terrà inquadrato e quando io non ho più bisogno di lui, a me basta solamente mettere la mano sotto il drone,
facendogli capire ai due sensori che c'è un punto di appoggio molto vicino. E il drone semplicemente si spegne. Perché ho scelto questo drone? Allora, fondamentalmente io volevo un drone con la possibilità di inserire l'audio. Come capite, cioè chi fa video capisce l'importanza di avere, adesso non dico un ottimo, perfetto audio, alle volte il mio microfono ogni tanto si scarica, non me ne accorgo, oppure non alzo dei livelli in post-produzione, mi dimentico perché sto facendo altro. Ok, cioè, l'errore è mio, mi prendo tutta la responsabilità. Il discorso è, volevo un drone in grado di catturare il mio audio, anche perché, voglio dire, intanto che lui è in volo, spiegare delle cose, piuttosto che averlo come follow e avendolo all'altezza giusta, poter avere le mani libere, poter spiegare e fare delle cose, ok, intanto che in mano magari la macchina fotografica nel mentre sto facendo delle fotografie in basso, piuttosto che facendo altro, l'audio era un bel problema. Problema che si era risolto con l'OverX1. Infatti l'OverX1 ha questa possibilità di registrare sia video che audio con l'ulteriore possibilità di azzittire le eliche. Quindi voi non sentite assolutamente le eliche. Ma i più attenti di voi avranno notato che anche nell'introduzione fantastica e stupenda che ho fatto, le eliche voi non le avete sentite. Perché anche il DJI Neo, tramite un microfono collegato allo smartphone, appunto, perché lui deve dialogare, deve essere collegato allo smartphone e abilitare la funzione microfono. Questa funzione la si abilita installando il primo firmware dopo il primo avvio del drone. Infatti c'è un firmware da scaricare appena si attiva il drone e dà la possibilità di attivare la funzione microfono. Cosa apprezzatissima a DJI, che secondo il mio punto di vista, che non si deve sclerare in cose pazzesche di cui magari alcuni utenti, me compreso, non è in grado di fare. La coppiata migliore sarebbe prodotti DJI con microfono DJI. Microfoni DJI e questi che sono gli Holyland, ho scelto gli Holyland per determinate motivazioni, non pensando minimamente che in futuro poteva venirmi comodo il fatto di avere una riduzione del rumore e altre potenzialità con droni DJI, quindi mai più io vado a pensare a una cosa del genere. Ho preso gli Holyland, ma funzionano lo stesso, nel senso che il suo software azzittisce le eliche e tiene il parlato, e come potete sentire e come avete sentito nella intro, non è un parlato lontano, non è un parlato di difficile comprensione, è un parlato che si sente, comprensibile, e questa è stata la mia fortuna. In conclusione, questo drone ha un senso? Beh, assolutamente sì, se si fanno dei video. È ovvio che i video sponsorizzati da DJI e quelli sponsorizzati da l'OverX1, che sono tra virgolette selfie drone, quindi droni progettati esclusivamente per riprendersi in movimento con un selettore molto molto comodo, ripeto, con questo si fanno dei trick interessanti, c'è quello che ti gira intorno, il circle, quello che avete visto all'inizio, che va via, il drone va via, poi torna indietro, e altri trick da personalizzare, insomma, e più c'è il volo libero che si può fare con il telefono cellulare con una distanza ridotta, oppure si prende il pacchetto completo con radiocomando, danno insieme un caricabatterie e tre batterie, quindi insomma ne avete da volare. Ecco, una cosa mi sono dimenticato è la batteria dura mediamente 15 minuti, ok, dai 13 ai 15 minuti effettivi. Non è tanto se ne ha una sola, infatti io sto pensando di prenderne un'altra. La batteria costa 35 euro, non è niente di improponibile. Il caricabatterie triplo, perché c'è soltanto triplo, ne costa 75, e anche lì sarebbe una spesa da fare, così che prendo le due batterie, le metto in carica. E il vantaggio di questo caricabatterie innovativo di DJI è che carica tutte le batterie in contemporanea, figata atomica,
Qui per caricare la batteria del drone ci vuole un'ora circa, quindi per avere 15 minuti di volo, con tutti i trick attivi e quant'altro. I trick, tra l'altro, una volta che io seleziono la modalità, qualsiasi modalità del drone, lui comincia a registrare immediatamente. Non gli devo dire io attiva la registrazione, fai, disfa. La attiva immediatamente. Una volta che io ho impostato per la prima volta microfono attivo, e la distanza dell'operatore e quant'altro, lui la mantiene, ok, anche se va a batteria zero, quindi sono impostazioni che sono memorizzate all'interno del drone e quindi io non dovrò più andare nell'applicazione a dirgli, a rimettere, ok, le impostazioni che avevo messo all'inizio. Quindi sì, secondo me questi droni hanno il loro perché, almeno nel mio ambito. Infatti lui mi seguirà, farà delle panoramiche in posti che ho già studiato di dove andare per farvi vedere un attimino e parlarvi dei video futuri che sto realizzando e spero che lui mi accompagni per un lungo, lungo periodo, non mi abbandoni dopo 10-15 giorni, ecco, speriamo che abbia vita più lunga. Come ripeto, se sei una persona che vlogga, fa i suoi giri in mountain bike piuttosto che fa arrampicate, piuttosto che fa che va in monopattino, va in bicicletta, si fa i suoi giri e vuole essere ripreso, vuole riprendere tutto quello che è il circondario. Così a 199 euro è perfetto. Perché questo drone ha il vantaggio di essere guidato sia in FPV, quindi col visore particolare. Non sono un esperto di visori, non ho doppio di visori, quindi non so che tipo di visori ci vanno su, ma se digitate DJI Mio e cercate gli accessori, vi viene fuori il visore. Quindi può essere adoperato anche come drone veloce, ok, raggiunge velocità, non dico spaventose, ma comunque raggiunge delle belle velocità in FPV o in alternativa con il radiocomando. Ecco, con il radiocomando lui attiva tutte le funzioni di profondità, altezza, quindi potete mandarlo per dire a 1 chilometro, okay, di lontananza e avrete sempre un segnale molto molto buono perché adopera i nuovi protocolli Wi-Fi, quindi è un qualcosa di stabile a livello video, veramente veramente stabile con i nuovi protocolli. Vedete che insomma è un drone a tutti gli effetti, anche se molto 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 leggero. Però non sta a me farvi le recensioni, perché le recensioni se digitate adesso DJI Neo ne trovate veramente a bizzeffe. Vi consiglio di guardarle bene se avete intenzione di prendere questo semplice drone a meno di 200 euro. E con questo è tutto. Vi auguro una buona serata. Lasciami un like per supportare il canale e supportare lui soprattutto. Noi ci vediamo presto per un altro video. Ciao ragazzi.